Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati, abbiamo bisogno del filo per salire. Scusate, e un nuovo polmone per Giulio. Scusate, volevo dire ma ho avuto un problema. Parti necessarie. E là, si è sbloccata tutta una... qui c'è, ragazzi, c'è una marea di roba da fare, cioè dovrei vivere su Twitch per fare tutto. Inizio a trovare... un grande deposito, un glande, poi capito. Un grande deposito. Allora, no, in verità è fuori dal deposito, quindi... Ora... Su Twitch cercheremo di fare più o meno tutto, oltre alle missioni secondarie di Metal Gear. Twitch quindi sarà un canale sempre più vivo? Sì, diciamo, per chi interessa, eh. Ah, ma non... hai capito? No, invece sti cazzi, devo proprio andare qui. Pensavo che quel pallino verde fosse lontano, invece... E magari lo è, cioè formalmente. Questa cosa è un trip? Sì, sembra... Che trip? Non c'è un alien? Magari. Ti manca, eh? Tac. E adesso riporto la fama. Ma cosa c'è in bocca? Vedi? Qui, scusa, adesso sono curioso di vedere cosa c'è qua sopra. Guarda, altri pezzi. Ok, ruota. Vabbè. Sono, come puoi vedere, sono... Sono cose a caso in giro, certo. Cioè, rottami, uno di quattro, quindi ci sono quattro rottami che devo trovare. Tre, scusa. Sì. Vedi, posso potenziare anche sta roba qui. Ma sì, puoi fare di tutto qua dentro, a quanto pare. Il potenziamento grazie a bar. No, no, qui è... va approfondito, Giulio. Beh, ma che devi fare un sacco di cose. Sì, che poi da un lato, cioè per carità, bello, dall'altro dici, cazzo, cioè un gioco così ho finito di vivere. E potenza di qui, potenza di là, comunque tutto rimandato su Twitch. Già. Dovete perdonarmi, in sto momento non ho proprio tempo materiale di fare tutte le cose, ma lo so. Arriverà tutto e arriverà tutto quando meno ve l'aspettate. Come Gio, è stata una sorpresa, non ve l'aspettavate. Si è preso bene abbastanza per Metal Gear, eh? Speriamo sì, che continui questo amore. Non male. Ma perché tu sai che lui sta solo aspettando. Cioè, in realtà era preso malissimo finché non ha scoperto la teoria. Dei quanti? Sì, più o meno. Ok, buono. Vabbè, non dovrebbe dirmi. Ehi, guarda, mi hai trovato. Usa il garage. Solito. Come prima. Mai hai imparato. Sì, devo capire. Pallino verde. Va bene. Non dire niente. Ok, vabbè. Beh, basta? Io direi, cioè, basta. Vorrei montare qualche cos'altro, ma ho quasi un po'. Ok. Missionona, eh. Mamma mia, ragazzi. Vediamo cosa dice. Your guys is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. Indeed, yeah. And maybe, maybe, not even then. Scusa, ma se io adesso mi viene spontanea la domanda. Dica. Se io adesso rimonto quei potenziamenti che mi ero preso prima, lui si incazza, no? A quanto pare, e no? Penso di no, perché non ci sono più pallini verdi. Oh. Quindi, sucare. La prossima missione storia è sbloccata. Interagisci con chi assegna la missione per vedere i requisiti. Ok, quindi aspetta, scusa. Ci abbiamo qua la missione. Con che cazzo devo parlare, scusa? Interagisci con chi assegna la missione. Mi sa questo punto esclamativo, ma scusa, tu capisci dov'è il punto? È lui. Non vedo nessun punto esclamativo, giuro. Forse è il piano di sopra. Sì, anch'io. Ho questa strana sensazione. Strana sensazione. Bravo, non sai che lo posso anch'io. In un bagno di una donna. Una figa. Fra. Ho capito, un attimo. È una figa, portiamola via. Faccia la figlia. Ben, give it to me quickly. Come on, just let me heal her pain, please. Taglia la gola. Don't mess around with that stuff.
Don't touch the merchandise. Vediamo se gliel'ha lasciato a portata di mano. Che sei un bravo uomo, fra. Ma secondo me è un metallo, eh. Sì, è un metallo. Quindi vedrai che ci cacceranno da questo posto, perché diranno è colpa tua. Figato un ventaglio di ferro, non so quanto vento faccia. Vai, dimostra quanto vali. Hai capito? Smantella un accampamento nel territorio di Gulash. Vabbè, ne ho già smantellato uno. Un altro. Offline, cioè no, off Gulash, records. Gulash, Gulash, Gulash. Andiamo. Direi quello? Che... quello lì è... Mi sa che sta sboccando l'anima proprio... In effetti. Gulash, Gulash, Gulash. Andiamo, su, su. Gulash. C'è da lavorare. Maledetto nano. Ma, povero. Ha detto lui è fialte di... No, di 300. Tutti. In teoria un accampamento dovremmo andare qui, che ci permette di avvistare tutta la zona. Dopodiché, quando abbiamo trovato l'accampamento, andiamo a fare brutto. Olle! Capito? Sì. Perché praticamente qui, cioè, ha delle meccaniche che ricordano naturalmente mille altri giochi. Sì. Tra cui c'è quella dell'accampamento, in cui praticamente tu sali su questa mongolfiera e individui tutte le zone, che ricorda vagamente, sì, sbagliato strada, Far Cry, Assassin's Creed, sì, beh, chiaro, le varie cazzate, insomma. Non ho capito perché hanno optato per questa scelta, francamente. Quale, di farlo open world così? No, l'open world l'ho capito, cioè, o meglio, vabbè, ormai è quasi una necessità, sì, ma questa scelta di fare mongolferone, cioè non so se alla fine hanno fatto merda. Scorpioni? Se riesco. Cerchio per ritirare rapidamente l'arpione. No, che questo c'ha. Ah, perché vuoi saccheggiarlo pure. Certo. Madonna, la sindrome di Scorpion la chiamerò questa. Ma il cecchino mi fa bene, benissimo. I proiettili da cecchino, hai capito? Quindi sì, la prossima volta posso. Fai benissimo, frate, l'ho cecchinare. Detto. Sono solo che d'accordo. E adesso, siccome siamo un po' stronzi. Un po' tanto. No, ma perché poi lì mi ci mettono un altro cecchino. E infatti, no, there is no kill, dai cover kill, quindi bisogna ragionare così. Ma adesso dovete spaccare i cabasisi. E tirata giù. Questi sono corazzati. Bam. Se quasi che si ti aprono il culo, frate, lo dico in breve. Sei sicuro? Guarda che io sono head off. Non puoi scendere e piare a pugni, fare una domanda così. Infatti secondo me farò così. Sta a vedere. Dipende se loro sono così sportivi da prenderti a pugni se scendi dalla macchina. Vediamo. Sono sportivi. Puoi aggredirli, fare qualcosa? Per un cazzo. Non sono sportivi. Che strano, eh? Cazzo, mi ha fatto un male incredibile. Non pensavo così tanto. Cioè, aia. Diciamo, ho visto strategie migliori. Penso anch'io. Ci abbiamo provato. La cavalleria non è riconosciuta in questo gioco. Madonna. Cazzo, sono anche bravi a guidare, se proprio devo dirtela tutta. Buona, secondo me dobbiamo rivedere qualcosa sulle tecniche di combattimento. Aspetta, adesso uscite, brutti stronzi. Vedi che alla fine sono sportivi? Sono quasi degli amici? No! No, ti giuro non volevo farlo. Ma porcaccia puttana, ma quando il pigio... Oh, le. Bravo, fra. Ok. Direi che l'abbiamo gestita alla meno peggio. Cioè, forse... Vediamo se ha il... No, una merda. Il nostro. Non c'ha la nitro, cazzo. Vabbè. Vabbè, comunque, dai, buona. Sono bello spompato, eh. Lo so, però almeno sei vivo. Ma puoi sparare quando sei in macchina? Lo sai che comunque quando muori ti ricarica tutto, quindi... Secondo me è la mia domanda principale. Puoi sparare quando sei in macchina? Sì. Oh. Però non lo voglio fare perché ho pochissimi proiettili. Capito, rispetto a morire, però mi queste auto sono blindate, quindi a blindare la super. Quando è blinda, è blinda.
e quindi insomma è un po' un problemino. Sei sulla strada giusta? Chiedo, io non so. No, voglio prima avvistare, cioè faccio vedere come si muove. Ah, fai l'avvistamento, ho capito. Richiede esplosione. Cioè, quindi mi sta dicendo che non posso farlo? Sì, sì. Non è che tu non abbia un no, modo alternativo. No, io ci do il modo alternativo, ma non voglio scippare benzina. Cazzo, se ne frega, dai. Fra. Vabbè. Ci tocca. Tac. Sei andata bene, mi sono fatto male anch'io. Eh beh, è un po' vicino. Ok. Serve anche dell'acqua adesso. Sì. Serve anche della figa, se per questo. Se non credo che... In questo gioco non ci siamo ancora fatti nessuno. Fra. Vabbè, queste non le ho capite, francamente sono l'ennesimo collezionabile... Di cui non ce ne frega un cazzo. Che non ha senso. Ah, non c'è proprio un cazzo qua dentro per di più. Uomo di poca fede, aspetta. In senso lato, dico, a livello di rottamanza. Lo so. A volte capita. Avevo un posto d'osservazione. Per far abbassare. Eccolo qua. Cure. Come fornisce. Allora sei stronzo, porcaccia puttana. Ma dai, ma no. Non ci posso credere. Ah, è lì, dai. No? No, c'è devo rifornirlo, porca puttana. E prima fai esplodere, lo sanno, sono degli stronzi. Sì, lo sanno. Sì, perché te ti serve una per farlo esplodere. Sì, e un'altra per rifornire. Tu ne puoi portare massimo una. Sì, chiaro, quindi... devi fare avanti e indietro. Allora, questa è la fortezza. Vedi accampamenti? Non so come sono segnati. No, perché non posso, cioè capisci in tutto questo? Sai cos'è? Ci conviene quasi quasi andare qui e segnarli col... Non è la stessa cosa, però magari qualcosa lo trovo. Così vedi dove veniamo. Dai, cazzo, non vedi niente? Mi vuoi dire che non vedi niente? Non vede niente. Tano. Qui? Quella è una torre di sto cazzo. Però non me la... della marchia? No. Però non vedo accampamento. Forse quello? Quello è un accampamento. Puoi zoomare di più? No. Però non so se in quella direzione, penso che sia più di qua. Niente, Giulio, dobbiamo girare a minchia. No, rido perché vabbè, figa, non sbatti, non perché hai colpe, ecco. Quando succede così, però, caccia troia, abbiamo... Comunque conviene morire in questo gioco, non ti sto pigliando per il culo, perché ti ricarica tutto. Quindi, se moriamo... Caccia puttana, fatti ammazzare. Non si fa ammazzare, eh? Micchia. No, un cazzo. Nemmeno un cazzo? Don't stray. Porcaccia puttana maledetta. Quanto è inutile. Tra l'altro lì ci sono delle macchine a rompermi i coglioni, non so se l'hai vista. È di sicuro. Minchia, che numero. Ah, ma l'hai lasciati qui. Ah, sono quelli che hai abbandonato prima. Ma vaffanculo, io pure a pensare, ma porcaccia la puttana. Però qui c'è qualcosa da sgraffignare. Scusa Giulio, il problema di questo gioco è che... Sì? Sì, è che è dispersivo. Che ci sono dei canyon anche. Tu hai un'insana voglia di buttartici dentro. Ma c'è qualcosa di... prezioso nel canyon. C'è una figa. È come una scatola misteriosa. Non ti immagini. Vabbè, allora ci tocca girare come dei coglioni.
Finché non troviamo? Finché non troviamo un accampamento. E cos'era la cosa viola? Accampamento. Quello è un accampamento? Forse. Naturalmente ci siamo. Ho capito che sono nella... Dovrebbe essere. Serbatoio trasferito. Spirito di serbatoio di salvamento per. Sì, accampamento. Per utilizzare l'accampamento e ridurre la minaccia. Il problema è che dovrei trovare un'entrata laterale. Me ne sono accorto. Perché hai capito che le sue. Le loro difese. Questa ti piace? Non so se va bene. Proviamo. Vieni. Niente, non si vuole arrampicare. No. È dispersivo, Giulio, sto gioco, è dispersivo. C'è cazzo a fare. Dobbiamo trovare il modo di... Quello lì cos'è? Cioè, secondo te è una fessura su cui ci sono... Non ho la minima idea di come funzioni... Ecco, scalamento in sto gioco, quindi... Non posso esserti d'aiuto. Sto canyon avrà un'altra entrata, no? Campi boom boom? Mine. Ah. Passare qua non mi sembra una brutta idea. Ma anche a me, secondo me. Ma è tutta una burla, come puoi vedere. No, un cazzo, Giulio. Cosa? Non siamo dove dovevamo essere? Aspetta che sto cercando di capire. Però mi viene in mente una idea favolosa. Cazzo. Ma dai, ma cazzo, ma... No! Madonna, ragazzi, voi non potete capire. Giulio. No, non è questa volta, non posso darti la colpa, perché ho dovuto pregare che non succedesse. Pregato bene. Dai, non mi rompete coglioni. Che cazzo, sto cercando di saccheggiare un vostro alleato. Comunque non va bene, Giulio, perché vedi. Sì, io lo so che non va bene. Occhio che. Aspetta però. What the fuck? Dove stai andando? Fra? Sto cercando di capire. Se puoi fare sta strada? A quanto pare no. Mi sembra di capire. Oh Giulio, ti giuro. Ma porca puttana! Allora, facciamo il trucchetto solito del cazzo. Esci e poi lo richiami. Ciao Cham. Simpaticissimo, però. Ora che devi ammazzare gli altri? Sono andati via questi stronzi. Bring the car. Dai, portami la macchina. Get the wheels here. Ce la fa? Merda, stava già. Bring it here. Questo chi è? Oh, ecco, sì, è quello che serve. Perché? Non l'ho fatto apposta. Volevo abbassarmi. Questo è un fallimento, sai? Sì, lo so. Per questo che rido. Cioè, questo qui era il tuo alleato, fra. Non ho parole. Giulio, quando inizi un video di merda... Cioè, non capisci che... Peggio. Esatto. Che lui mi dava le informazioni, c'è un'entrata secondaria, capisci, no? E tu? E io l'ho ucciso. Ma come fai ad accovacciarti? Non mi ricordo più. Non so, fra. Comunque, secondo me è questa l'entrata secondaria. Scommetti? Sì, no, ci sta. Comunque l'avrei lasciato vivo, ecco. No, questo anch'io, se avessi avuto...
Stiamo puntando, eh. Lo so. Merda, 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 merda. È ora di chiudere il video. Nel modo migliore, eh.